Ciao ragazzi, sono Yonitsu e vi do il benvenuto in un nuovo video del mio canale, il primo in cui sentirete la mia voce, finalmente, dopo eoni ce l'ho fatta a utilizzare, o meglio, a comprare un nuovo microfono. Allora, in questo nuovo video andremo ad analizzare insieme i primi tre starter di Galar, la regione introdotta nell'ottava generazione di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Andremo ad analizzare rispettivamente il tipo Erba Grookey, il tipo Fuoco Scorbunny e il tipo Acqua Sobble. Iniziamo con il tipo erba, ovvero Grookey. Il colore predominante è il verde, inoltre Grookey è simile ad una piccola scimmia, prevalentemente ovviamente di colore verde. La parte finale delle braccia, i piedi e la zona della bocca sono arancione scuro, mentre intorno agli occhi ha una zona gialla. Sopra la testa vi è un ciuffetto a forma di foglia, in cui è infilato un rametto marrone come la coda e le orecchie. Per ora non vi è nessuna differenza di sesso fra i Grookey, però penso probabilmente ci sarà 50% maschio e 50% femmina. E il suo comportamento dice che i Grookey sono birichini e immensamente curiosi. Grookey condivide la sua categoria con i Pokémon di quarta generazione, lo starter Chimchar. Entrambi sono conosciuti come Pokémon scimpanzé. Passiamo adesso al tipo fuoco di ottava generazione, lo starter Scorbunny, quale è un Pokémon bipede e somiglia ovviamente a un coniglio oppure a una lepre. Il pelo è di colore prevalentemente bianco, fatta eccezione per le estremità delle orecchie e dei piedi, che sono invece arancione scuro. Le zampe posteriori sono più sviluppate rispetto a quelle anteriori, in particolare i piedi. La grande testa è sormontata da due altrettanto grandi orecchie a punta e allungate verso l'alto. I ciuffi di pelo spuntano dalle guance, tipo baffetti, e nella bocca sono ben visibili gli incisivi. Sopra il naso si trova una chiazza rettangolare di colore giallo scuro che ricorda molto un cerotto. Queste chiazze simili sono presenti anche sulla pianta dei piedi. Come Grookey, ci sarà sicuramente il 50% maschio e il 50% femmina della specie di Scorbunny. E viene detto che gli Scorbunny sono sempre di corsa e traboccanti di grandi energie. Scorbunny condivide la sua categoria con Buneri e Lopunny, tutti e tre sono conosciuti come Pokémon coniglio. L'origine del suo nome dice che Scorbunny è una combinazione di Scorch, ovvero bruciacchiare, e Bunny, coniglietto o coniglio. Il suo nome giapponese, Hibani, è probabilmente una combinazione di Hi, fuoco, Hibana, scintilla, e Bunny, coniglio o coniglietto. Infine abbiamo lo starter di ottava gen di tipo acqua, il mio preferito, ovvero Sobble, il quale è un Pokémon simile ad una lucertola e un camaleonte prevalentemente di colore azzurro o celeste oppure blu. Ha una coda arricciata alla punta color blu, lo stesso colore presente nelle guance e nell'iride. I suoi arti sono composti da due piccole protuberanze che il Pokémon utilizza per spostarsi in qua e in là. In cima alla sua testa spicca una cresta di colore giallo. Come per i precedenti Grookey e Scorbunny, non vi è ancora differenza di sesso fra I Sobble attaccano rimanendo nascosti nell'acqua e sono Pokémon molto timidi. Infine, Sobble è probabilmente una combinazione di Sob, l'onomatopoeia del singhiozzo, e Bubble, ovvero bolla. Suo nome giapponese, Meson, è probabilmente una combinazione di Meso, che vuol dire singhiozzare, e Chameleon, in inglese camaleonte. Bene ragazzi, e con questo si conclude la prima parte della spiegazione della regione di Galar e dei tre nuovi starter, Grookey, Scorbunny e Sobble. Mi raccomando, condividete il video, lasciate un mi piace se volete e commentate. E noi ci rivediamo nella seconda parte di questo video. Ciao!